Il duo Lucic-Zipser spazza ancora una volta l'Olimpia Milano. Si andrà a gara 5, una serie davvero fantastica, quella fra Milano e Bayern Monaco. Il Bayern che è alla sua prima partecipazione, lo ricordiamo, ai playoff di Eurolega. L'Armani che mancava da 8 anni da questa competizione. Ma c'è stato uno spettacolo davvero incredibile a Audiodrome. 85-82 il risultato finale, che sorride agli uomini di Andrea Trinchieri, che secondo me in maniera meritata per come è stato l'andamento della serie. Si guadagnano gara 5. Milano che fallisce il secondo match point dopo quello di mercoledì scorso, quando è stata sconfitta nettamente rispetto alla giornata di oggi, appunto dal Verne di Trinchieri. Amiche ed amici appassionati di grande pallacanestro europea, asciugamanino anche stasera per questa partita fra Bayern Monaco e Armani Exchange Milano. Prima di questa partita c'è stata la gara 4 fra Zenit e Barcellona, punteggio di 74-61 per gli uomini di Xavi Pasquale, che si sono quindi guadagnati anch'essi la gara 5 che si giocherà al Palau Blaugrana prossima settimana. Partita dove il Milano è stata quasi per tutta la partita davanti. Si presentava all'ultimo quarto con un più 8 di vantaggio ed è riuscito a perdere la partita. Difesa del Bayern che è migliorata anche in attacco la squadra di Trinchieri con davvero un giocatore fantastico, quale Zipser, che ha fatto una partita sontuosa, fantastica. 18 di PIR, ha fatto i suoi 16 punti, ma l'apporto alla squadra veramente eccezionale. Sono migliorati anche dal punto di vista delle triple. Gli uomini di Andrea Trinchieri, che invece inizialmente erano 1 su 8, mi pare intorno al terzo quarto. La squadra di Messina, a volte, a parte dei giocatori, sono stati fantastici perché veramente Malcolm Delaney ha fatto una delle partite più belle in maglia Milano. Si è portato a casa 28 punti. Siobhan Shields ha preso, mi pare, una cosa come 7 rimbalzi, robe del genere, davvero eccezionale in fase difensiva. Però forse proprio Siobhan Shields gliel'ha fatta perdere. Perché sul ribaltamento di fronte, perché Milano ha perso tante palle nell'ultimo periodo, sul ribaltamento di fronte, alley-oop da parte di Zipser, posterizzato Shields dalla schiacciata di Vladimir Lucic. Lucic veramente vero go-to guy di questa squadra. In stagione regolare i più continui del Bayern erano sicuramente Wade Baldwin e Jalen Reynolds. Ma quando il gioco si fa duro, il capitano del Bayern si fa trovare pronto e posterizza Shields andando sull'82 pari. No, andando sull'80. No, sull'82 pari. Poi mette il tiro libero e ne fa 83. A questo punto Milano avrebbe la possibilità di pareggiare. No, perché stavano. Non stava avanti di uno il Bayern. Avrebbe la possibilità di passare in vantaggio Milano. Palla nelle mani di Shields. Mancano 23 secondi alla fine. Shields, che supera il suo marcatore, mi sembra sia stato proprio Zipser, arriva in faccia a Gist. Fallo di sfondamento, non fallo di sfondamento. Gist per un attimo, a vista degli arbitri, non ha messo i piedi sullo smile. Inizialmente gli arbitri avevano fischiato fallo, quindi sarebbero stati fallo contro la difesa, quindi due tiri liberi per Shields. La partita sarebbe cambiata. Gli arbitri vanno a vedere l'azione a visto triplay perché era effettivamente un qualcosa di tipo geografico, non era da valutare l'entità del fallo. E nonostante a mio avviso le immagini non fossero troppo chiare, decidono di assegnare il fallo a Shields. Perché secondo loro Gist non aveva nemmeno uno dei due piedi sullo smile. Ancora ci sono tantissimi dubbi su questo. Quindi palla al Bayern, palla per Lucic, fallo sistematico di Heinz che viene espulso per 5 falli. 2 su 2. Partita che finisce qua perché nell'ultimo possesso, prima da Tome e poi di Lenio, non riescono a forzare l'overtime. Una Milano che secondo me ha subito non la stanchezza mentale e fisica nell'ultimo periodo. Ha perso troppi palloni e secondo me ci sono dei giocatori come il Chacho Rodriguez, quest'oggi veramente partita pessima, che non si sono visti assolutamente. Meritatissimo
il passaggio a gara 5 di questo Bayern, e quindi vedremo l'ultimo atto settimana prossima di questa partita. Vedremo anche l'ultimo atto di Real Madrid Anadolu Efes. Lo sapete, ieri la squadra allenata da Pablo Laso ha forzato gara 5 contro la banda di Ataman 88-76. Il punteggio finale, detto questo, io vado a caricare questo video, ci metterò tanto, lo sapete. Vi ringrazio e noi ci vediamo ad un prossimo video. Buona serata a tutti, ciao ciao.